è la storia di Sara, nata con talento per cantare, ma che poi lavora in uno studio commerciale, perché ha rifiutato di passeggiare e di scrollare in un talent show musicale. La storia di Alberto, svelto con colori e te, da bambino disegnava le nuvole sulla neve, ora lavora come carpentiere, ma organizza mostre d'arte durante le ferie. La storia di Cristina, ballerina, mantiene sua madre che sta su una carrozzina, per un padre che non c'è, se c'era picchiava, ma è da bambina invece di piangere. La storia di Enrico, lui ha l'arte della scrittura, l'arte che sutura l'anima con la cultura, ora lavora da me che non so fare i conti, ma a volte in quel mezzo qualcuno legge solo e racconti. Questa è la storia di uno di noi, con un talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto dove tutto sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, con un talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto in Italia. Questa è la storia di Rita, attrice di teatro, sa che il suo settore è più sottovalutato, viva ancora in doppia anni 29, ma quando recita la gente in sala si commuove. La storia di Impro, fai un DJ ma non è solo che gli ricaricano la posta, cambia lavoro ogni mese, alza i suoi costanti, ma sa che il suo destino è far ballare tutti quanti. La storia di Augusto, suona il sax, le note più sporche che hanno l'odore del fan, ma sta dove regna la povertà, quindi insegna a suonare, a chi suonare non sa. La storia di Filmella, produttore, porta il suono dove batte il cuore, se ne sbatte delle mode, lavora ogni giorno 9 ore, ma quando torna a casa c'è le spiffe, cambia un attore e mi fa così. La storia di uno di noi, la volontà di tutto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto dove tutto sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, la volontà di tutto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato. Questa è la storia di Luigi, fotografa il mondo, spesso dorme in strada, batte da dorme a fondo, lotta con un passato che ritorna, ma se scatta la minota riscatto chi sto a colpa. La storia di lui dipinge la tua città, ha già 3 denunce ma non si fermerà, ora fa lo schiavo in un pub per pagare l'avvocato che lo difenderà. La storia di Sara, ormai in ospedale, ha accettato di partecipare a tale show musicale, è a cura di parlare, parlare, le hanno fatto passare la voglia di cantare. La storia di Chiave, lui ha fede nelle parole, lo nega, ma crede ancora nelle persone, ha scelto di lottare con i meno note, non per i soldi, ma per rendere sto posto migliore. E di mestiere che fai, chi rap, ma di mestiere che fai, chi rap, ma di mestiere che fai, chi rap, ma come paghi le bollette, le pago facendo il rap, grazie, voglio.